Buongiorno a tutti voi. Leggiamo da Esodo capitolo 20, versetti 4 e 5. Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire. Secondo comandamento, non farti scultura né immagine alcuna. La rappresentazione della divinità era molto diffusa, specialmente nell'Antico Oriente. I popoli avevano molti dei e adoravano gli idoli che rappresentavano i loro dei. Il popolo di Israele rischiava di seguire questo esempio e adorare dei falsi dei prostrandosi davanti agli idoli o anche di adorare Dio usando delle immagini che si supponeva potessero rappresentarlo. Farsi degli idoli è mettere da parte la rivelazione di Dio e dare di Lui un'immagine distorta. Equivale a corrompere la rivelazione che Lui ci ha dato di sé con un apporto umano, pensando forse che questo lo glorifichi. Dio è spirito. Nulla di materiale può rappresentare adeguatamente le sue caratteristiche. Dio è invisibile. Non possiamo raffigurarlo con delle immagini. L'Apostolo Paolo ha detto agli Ateniesi che non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Atti capitolo 17, versetto 29. Come possiamo realizzare la vera adorazione? A una donna della Samaria che gli ha chiesto quale fosse il luogo in cui bisogna adorare, Gesù ha risposto: Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 24. Questo Dio invisibile si è rivelato, si è reso visibile nel Figlio suo che ha mandato sulla terra. In Lui e per mezzo di Lui impariamo a conoscere il vero Dio che ci ama e che si prende cura di noi. Che il Signore ci benedica.